sono stato a Kharkiv, la città ucraina sul confine orientale, che questa notte è stata bombardata dai russi. 1,5 milioni di abitanti, la seconda città del paese. Da qui la Russia è a soli 40 chilometri. La maggioranza della popolazione è russofona, ma di Putin e del suo governo non vogliono proprio sentir parlare. Me lo aveva fatto capire bene 3 giorni fa Andrei, quando l'avevo incontrato mentre stavo girando questo reportage. In questa guerra tra noi e loro, la Russia non è responsabile al 99,9%, ma al 100%. Di fatto ci ha preso Donetsk e Luhansk, poi la Crimea. Da 8 anni ci minaccia di continuo. Cosa dovremmo fare noi? Guarda, ti porto nel mio quartiere. Lo stipendio medio qui è di 300-500 euro. Un bilocale ne costa 30.000, quasi 1 milione di grivne. Sono anni che l'Europa ci promette che entreremo. Ma quando accadrà? Quando? Intanto siamo ancora qui e i russi nei prossimi giorni entreranno. Putin ha già deciso, secondo me. Vedrai se non ho ragione. Io ho 44 anni. Me lo ricordo il comunismo. Ore in coda fuori da un negozio per prendere pochi prodotti. Gli scaffali semivuoti. La carne che te la potevi scordare. Vieni, ti faccio vedere la città dall'alto. Lì in fondo c'è il centro. In quella direzione invece è il confine russo. Secondo me le bombe arriveranno da lì e colpiranno la periferia della città. Poi forse entreranno con i carri armati. Viviamo aspettando gli eventi e intanto ci prepariamo. Guarda questa mappa. Questa è Kharkiv. Questo è il confine, quella è la Russia e questa è l'Ucraina. Tutti questi punti verdi sono i rifugi in città, sono migliaia, vedi? Quelli in giallo sono per i disabili. Ora ti porto da un mio amico che te ne mostra uno. Basta togliere queste assi ed ecco qui. Questo è una specie di bunker che consente di potersi rifugiare nel caso di un attacco e di starci qui in maniera temporanea. È fatto in cemento armato, ma non c'è luce, né riscaldamento, né bagno. Come vedi, quindi va bene per un bombardamento improvviso. Mostriamolo pure ai russi, non mi interessa. Se venite, noi non ci arrenderemo, mentre voi troverete pane per i vostri denti. Ho passato i giorni scorsi in un paese sospeso, mentre l'ansia si mangiava le giornate nella parrocchia di Sant'Alessandro, a Kiev, cattolici e ortodossi della chiesa ucraina non riconosciuta da Mosca pregavano insieme per la pace. Preghiamo per la pace in Ucraina. Il Signore aiuti il nostro popolo, i nostri militari al fronte, chi ci governa e tutti gli sfollati di questo conflitto. Si prega per quasi tutti i paesi del mondo, meno che per la Russia. Putin e con lui il Patriarcato Ortodosso di Mosca negano il diritto degli ucraini ad avere il loro paese sovrano. Dobbiamo saper difendere la pace, ma anche il nostro paese. Quindi c'è il diritto di uccidere qualcuno? I nostri cappellani sono nelle prime linee con i militari. Molti sacerdoti assistono gli sfollati, le persone che hanno avuto le case bombardate. E questo da 8 anni. La Chiesa ortodossa vuole la pace, ma non possiamo vietare alle persone di difendere il proprio paese anche con le armi. Puntare! Cambiare posizione! Cambiare mano! Stendere il braccio! Siamo a 45 minuti di distanza da Kiev, in mezzo ai boschi. Questa è una vecchia fabbrica di cemento e queste sono le esercitazioni dell'unità di difesa territoriale, cioè dei civili che si addestrano e si preparano a imbracciare le armi. Più state compatti e in ginocchio e più avrete possibilità di salvarvi. Sono incazzato con Putin, con le sue bugie, le sue minacce. Vedi tutte queste persone qui? Non sono professioniste, ma lo diventeranno presto. Il nostro futuro è in Europa. Con voi, non con questo zar di Mosca che vuole ritornare all'impero russo. In posizione! Mirare! Girare a sinistra di 180 gradi! Ora avanzate lentamente! Tenete a tiro il vostro target! Braccia tese! Forza! Vieni pure! Io abito qui con la mia fidanzata. Ho 32 anni. Benvenuto nella casa di un patriota ucraino. Sei preoccupato per questa guerra?
Sono 8 anni che siamo in guerra. Io in Donbass ci sono andato come volontario. Con i miei amici abbiamo aiutato nella logistica, poi abbiamo messo insieme i soldi e pagato medicinali per i militari al fronte. Questo significa amare la patria e amare anche l'Europa. Io sono ancora giovane, voglio vivere da europeo, sentirmi libero e non sotto il continuo controllo russo. Quei tempi sono finiti. È anche per l'Europa che noi stiamo combattendo. Guarda qui, sono io al corso di addestramento per le armi anticarro. Vieni, ti mostro una cosa. Questo è il migliore che ho. Mi è costato $3,000. È di precisione, da cecchino. Ha un raggio di tiro fino a 1 chilometro e un calibro 7,62. Fantastico. Questo invece è la R15, è un semiautomatico calibro 5,56. È favoloso. Se ti becchi un colpo di questo addosso, crepi. Questa invece è una carabina. Cosa provi quando tieni un'arma in mano? Pensi che sono uno che si gasa ad ammazzare le persone, vero? Beh, non è così. Provo tanta adrenalina, è vero, ma per me le armi servono solo a difendere la mia famiglia e il mio paese. E questa volta Dio solo sa quanto ce n'è bisogno. Che ne umerla Ucraina, ni slava, ni voля. Siamo nella piazza principale di Kharkiv e questa è la manifestazione che ricorda i fatti del 2014, la rivoluzione contro Yanukovych. E questi sono i volti dei 100 civili che morirono in quella rivoluzione pro-Europa. Oggi questa manifestazione ha un valore importante proprio per i fatti che stanno accadendo con la Russia. Oggi inizia una fase decisiva contro i nostri nemici. Se durante la rivoluzione del 2014 non ci fossimo opposti a Mosca, oggi saremmo già schiavi. E invece siamo liberi e pronti a difenderci. Dio benedica tutte le persone che si batteranno contro l'impero del male. Cari patrioti, il nemico è alle porte. È una battaglia per la civiltà. Noi siamo qui per dire che Mosca non passerà. Siamo di stirpe cosacca, Putin è bene che se lo ricordi. Oggi siamo chiamati a scrivere la storia del nostro paese e lo faremo. Onore, onore all'Ucraina! E slava Ucraina!